caso Liliana Resinovic, la scoperta, c'è qualcuno che sa. Il caso di Liliana Resinovic continua ad essere al centro dell'attenzione della cronaca nera. Il caso è ancora irrisolto a distanza di quasi 2 anni, e si è anche parlato dell'ipotesi che la vittima potesse essersi tolta la vita. Ora però sembra che si sia arrivati ad un punto di svolta. C'è qualcuno che, in tutta probabilità, sa qualcosa su quello che è successo. Liliana Resinovic è scomparsa nel dicembre 2021 ed è stata ritrovata poco dopo. Purtroppo, ad oggi il caso non è ancora stato chiuso, e per lungo tempo non è stato nemmeno chiarito se si sia trattato di un omicidio o meno. Ora, però, grazie agli avvocati del fratello di Liliana, Sergio Resinovic, sembra proprio che ci si stia avvicinando ad una svolta. Nicodemo Gentile e Federica Obizzi, i due avvocati che stanno seguendo il fratello della vittima, hanno portato alla luce delle intercettazioni ambientali, che potrebbero portare ad una svolta significativa nelle indagini. Secondo i due legali, queste intercettazioni sollevano nuovi dubbi in merito alle relazioni interpersonali della vittima. Potrebbero esserci altre persone che la conoscevano bene, finora non emerse dall'indagine, che quindi potrebbero sapere cosa è successo alla donna. Potenzialmente quindi qualcuno conosce la verità e ciò è molto importante. Al momento però, ovviamente, non è stato reso noto il contenuto delle intercettazioni. Di conseguenza non si sa per quale motivo vengano ritenute così importanti. Dopo la richiesta dell'associazione Penelope di riaprire le indagini ed approfondire, il caso è tornato al centro dell'attenzione e lo stesso giudice Luigi Deinotti ha deciso di ampliare le indagini. Il caso Liliana Resinovic potrebbe arrivare ad una nuova svolta e dal centro, oltre alle nuove intercettazioni emerse, si parla anche di nuovi accertamenti irripetibili che potrebbero portare a galla ulteriori dettagli importanti sull'omicidio. L'avvocatessa Federica Obizzi ha dichiarato che ormai l'indagine è ripartita e ci si trova di nuovo in una fase di massima riservatezza. Potrebbe esserci addirittura la riesumazione del corpo di Liliana, oppure essere svolti esami appunto irripetibili che porterebbero alla distruzione delle prove. Perciò è un momento particolarmente cruciale e delicato, anche alla luce dell'ipotesi che qualcuno sappia la verità. Voi che cosa ne pensate? State seguendo il caso dall'inizio e secondo voi siamo ad una svolta? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.